Ma com'è avere nella compagnia teatrale un personaggio? Beh, bello. Tom è un simpaticone, però. Come sei arrivato a fare teatro? Un po' casualmente, attraverso amici, una decina d'anni fa ho fatto un corso e adesso è una parte importante della mia vita, nel senso che molto del tempo libero che ho lo dedico appunto al teatro. Perché nel tuo ruolo, insomma, alla Carraro immagino che tu debba lavorare molto, giri anche molto nel mondo, no? Sì, assolutamente, giro il mondo, lavoro molto, ma cerco di ritagliarmi tutti gli spazi possibili per questa passione. E in famiglia cosa dicono? In famiglia all'inizio si sono messi a ridere, mio padre è sempre stato appassionato di arte, perché un pochino mi invidiava questo mio coraggio che forse lui ai tempi non ha avuto. Ma è venuto a vederti qualche volta? È venuto, sì, un paio di volte, sono state delle critiche assolutamente cattive, per cui non lo invito più. E pensi che verrà a vedere questo regalo di nozze sabato? Non lo so, magari mi farà una sorpresa, per cui sarà ancora più difficile, perché recitare di fronte al papà è ancora più difficile. Il tuo ruolo? Un monaco tibetano che è più dedito a mangiare che non a meditare. Come funziona la costruzione di uno spettacolo? Beh, si parte dalla lettura del copione e si cerca di andare in profondità, di trovare dei punti di collegamento tra il nostro essere e l'essere del personaggio. Il punto di collegamento tra Tommaso e il buddismo? Assolutamente mi è ancora ignoto. Questo qui più che un personaggio buddista, un personaggio divertente, per cui non c'è veramente la profondità del vero monaco tibetano. Camerini convinse allora la compagnia. Grazie, buongiorno Mattina. Buongiorno Mattina. Buongiorno Mattina.